Fiore Renzo, Mastro Luca Giuseppina, Laretano Filomena, Compasso Cristina, Sorgente Franco, Lauretano Francesco, Di Paolo Simona. Ok, tutti presenti. Possiamo iniziare. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Votiamo per alzata di mano. Favorevoli? Presidente, posso intervenire sulla vicenda? Prego. Allora, no, volevo solo segnalare che allora, in occasione della seduta, quella lì del 28-12, quando noi risultammo tutti quanti assenti, noi comunque mandammo una PEC in cui chiedevamo la possibilità di svolgere la seduta a distanza, anche quelle lì successive, per via del numeroso, per i numerosi contagi nel territorio, e anche c'era nell'occasione specifica anche qualcuno all'interno del nostro Consiglio Comunale. Per quanto riguarda invece l'ultima, una perplessità più che altro, per l'ultimo Consiglio Comunale, quello lì del 15.03, sì, che segnalai pure a fine Consiglio, per quanto riguarda la delibera, questa qui di Cello contro la guerra, quando, in cui noi studiamo l'invasione della Russia, da parte della Russia e dell'Ucraina, noi alla fine non abbiamo votato la deliberazione, sì, quindi diciamo... Come mai, visto dottoressa, che abbiamo, può rispondere? Sì, dico, in altri comuni abbiamo visto che è stata votata poi all'unanimità, quindi diciamo noi la stiamo provando come, fondamentalmente come verbale. Allora, questo che è stato una trascrizione del verbale di quello che è accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale, per restare comunque, per farla rimanere agli atti. Non si è potuto votare, a meno che non c'era un accordo tra le parti, per un motivo. Agli atti non c'era alcun atto da votare. Se ricordate bene, non fu depositato alcun documento, né da parte della maggioranza, né da parte vostra, né tantomeno fu portata, non c'era una mozione, non c'era nulla, non c'era niente agli atti. Quindi è in quella fase, è in quella seduta che dovevate eventualmente prendere la decisione di votare. Però non fu votato perché non c'era niente, io non ho trovato, non c'era nulla, non c'era nulla agli atti. Avremmo votato favorevole, cioè, dico, quindi praticamente, però dico, ecco, tecnicamente... Sì, perciò dico, mi sarei aspettato comunque una... Non io ovviamente non perché non si è votato, non posso dire certamente che era stato votato perché non si è votato. Questo perché non c'era alcun documento per proposta agli altri, non c'era una mozione, non c'era nulla. Quindi non so, eventualmente si poteva. Che cosa bisognava prendere questo non esclude che questo verbale, perché comunque è un verbale, possa essere mandato alle sedi opportune e competenti, voglio dire. Questo non escludo che se voi ritenete che bisogna mandarlo in prefettura o qualche altra parte, si possa mandare. D'altronde è pubblicato ed è rimane agli atti. Sì, io ho espresso la cosa perché lo feci presente a fine proprio consiglio pure al Presidente. Tutto qui. Ma io ti dissi che avevo parlato prima con la dottoressa e lei mi disse che non, quando poi ho parlato con te io sono ritornata da lei e lei mi ha spiegato esattamente le stesse cose che ha detto a te per la seconda volta, quindi per questo non fu votato, ne avevamo parlato già prima, tutto qui. Infatti... No, è solo per una questione tecnica, non per altro. Magari se fosse stata proposta la votazione, eventualmente il Presidente l'avrebbe... Posso procedere? Favorevoli per l'approvazione dei verbali. Contrari?
secondo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di interesse pubblico al fine del rilascio del permesso di costruire in deroga mediante l'applicazione dell'articolo 14. C'è qualche... Riconoscimento di interesse pubblico al fine del rilascio del permesso di costruire in deroga mediante l'applicazione dell'articolo 14 DPR 380 del 2001, pratica SUAP numero 05452130635091220211 169 5707 ASOPAF Agroindustria Alimentare Società Cooperativa Agricola. Relaziona per noi l'architetto Petrella. Prego, architetto. Buonasera, allora tale proposta di deliberazione è volta al riconoscimento dell'interesse pubblico relativamente, come abbiamo letto dal titolo, a Agroindustria ASOPAF, della quale è arrivato quindi per mezzo del SUAP una richiesta di ampliamento che effettivamente è in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore e pertanto necessita di una deroga relativamente alla cubatura. Quindi questo è il dettato. L'iter amministrativo può partire nel momento in cui effettivamente ci sia un riconoscimento di tale interesse per poter poi proseguire con l'attuazione di tutto quello che è il lato urbanistico e quindi il conseguente rilascio del titolo edilizio. Grazie. Scusate, non avevo capito. Abituato a condizioni diverse, perdonatemi. Assolutamente, abbiamo avuto modo di, leggendo gli atti, di entrare nel merito della richiesta di intervento. È chiaro che lo sviluppo del territorio ci fa immensamente piacere, prima come cittadini, poi come consiglieri comunali che sul territorio insomma svolgiamo la nostra attività, per cui straordinario l'intervento di ampliamento di una struttura così importante sul territorio. Credo che ce ne sono poche all'altezza dell'ASOPAF, tra l'altro guidata da uno straordinario imprenditore, coraggioso, soprattutto per la voglia di costruire ancora, di fare ancora e soprattutto di investire nel nostro territorio. Una cosa solo voglio dire, oltre che il mio estremo favore per tutto quello che sta fatto sul territorio, per questa modalità di procedere prontamente per soddisfare quelle che sono le richieste di un comparto produttivo che tra l'altro è affine al nostro territorio, perché il comparto alimentare o agroalimentare di sviluppo dei prodotti che vengono dalla terra fanno sicuramente da volano per tutto il comparto locale e non solo. Però una cosa solo voglio dirla, credo che forse mi rivolgo anche al vice sindaco con delega all'urbanistica, questo territorio ha bisogno di un piano urbanistico, cioè finalmente credo sia arrivato l'ora di ragionare, di ridare lo strumento urbanistico più importante di riassetto del territorio e di fornirlo facendo riferimento a quella che è la realtà, cioè le esigenze che rispetto a decenni fa sono senz'altro cambiate, esigenze che sono cambiate dal punto di vista sia degli insediamenti urbani ma anche da quelli industriali, e se per due volte o tre volte questo Consiglio Comunale deve utilizzare lo strumento dell'articolo 14 per tentare di andare incontro alle esigenze, credo che bisognerà spingere prima possibile per dare un comparto, una rivisitazione delle aree con
ovviamente uno sguardo importante anche allo sviluppo industriale. Tra l'altro noi non siamo in una zona ASI, come sapete meglio di me, pertanto c'è bisogno di dare forza a chi vuole investire, e non è facile trovarne, voi forse lo sapete meglio di me, che non si trovano imprenditori che vogliono di punto in bianco continuare ad investire sul territorio. Quando lo si trovano, è chiaro che la pubblica amministrazione, o voglio dire quello che è l'assetto dell'esecutivo e poi quello che è il Consiglio Comunale, deve poter dare ovviamente sponda per quello che può, e questo è un atto di estrema vicinanza a un imprenditore, ripeto, coraggioso, capace e soprattutto lungimirante. Perciò ritengo che, a nota a margine, no? Come si dice quando si approfondiscono gli argomenti, sento di lanciare un segnale o una richiesta: quanto prima il nostro territorio ha bisogno di una importante rivisitazione. Questo lo dico perché possono capitare non solo desiderata di imprenditori che vogliono ampliare quello che già hanno, ma anche nuovi assetti produttivi, nuovi interessi sul territorio che possono avere ovviamente come riferimento quello che è la possibilità di realizzare sul territorio. Pertanto che ben vengano questi interventi, anche perché non ci sono alternative in questo momento rispetto agli strumenti che oggi dispone l'ente e che vengono messi a disposizione del territorio. Certo, fare riferimento sempre a un piano troppo datato poi diventa difficile e costringe a fare altre cose. Io direi che per quanto riguarda la volontà di un imprenditore, il Consiglio Comunale non può che essergli vicino, vista anche la straordinaria capacità e gli straordinari risultati che lui riesce a ottenere, non solo nel contesto industriale, ma ovviamente tutte le volte che decide di creare anche ricchezza o sviluppo territoriale a vantaggio anche dei lavoratori, che di conseguenza beneficiano dell'impegno di un imprenditore sul territorio e degli investimenti. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore. Allora, ringrazio il consigliere Laureano perché giustamente mi ha fatto entrare nel merito della situazione. Per quanto riguarda il piano regolatore, noi ci stiamo adoperando, insieme all'architetto ci stiamo adoperando per arrivare a definizione dell'approvazione del piano regolatore. Allora, faremo l'approvazione del piano regolatore entro i termini di legge che ci ha dato la Regione Campania, che è il 30/12 dell'anno corrente, se non sbaglio. Invece, per quanto riguarda il piano industriale, sempre insieme all'architetto Gaetano Davino, il geometra Gaetano Davino, ci stiamo organizzando per la zona industriale. Ovviamente la zona industriale aveva qualche problemino ancora di realizzazione, che stiamo portando al termine, perché giustamente ci servono dei fondi per terminare, per portare l'acqua sia alla zona industriale che l'illuminazione. Quindi non appena praticamente riusciamo a portare sia l'acqua che l'illuminazione, noi faremo questo bando per l'assegnazione dei lotti, prima il regolamento e poi il bando per l'assegnazione dei lotti. Poi, per quanto riguarda invece per l'intervento in questione, il problema del PRG qua c'entra poco, perché questo intervento non va in deroga alla destinazione dello strumento urbanistico, ma va solamente in deroga alla densità. Quindi pur avendo uno strumento urbanistico con destinazione tale, noi comunque dovevamo venire in Consiglio Comunale per avere l'aumento di densità volumetrica, anche perché fortunatamente l'intervento è di tipo agricolo, quindi non facciamo nessun cambio di destinazione, quindi facciamo solo un aumento di densità, dandogli la possibilità di poter partecipare a un bando
con la speranza che il nostro imprenditore rimanga sul posto e possa dare altre occupazioni sul posto. Questo è il discorso. Va bene? Scusatemi, posso solo dire una cosa su questa cosa? Tenevo a precisare che con questa delibera si riconosce l'interesse pubblico di quello che si fa, senza, come avevi detto, cambiare la destinazione d'uso, però poi tutto quello che subentra successivamente sarà comunque soggetto ad un titolo autorizzatorio. Sì, infatti. Noi stiamo applicando l'articolo 14 che abbiamo votato nella giunta Dichiarazione di voto. Prego. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, Sindaco. Buonasera a tutti. Allora, sono contentissimo di tutti gli interventi ascoltati fino adesso. Prima di dire grazie al Consiglio e ai singoli consiglieri, io ci tengo a ringraziare l'azienda Assopaf di Busiello Giustino, che è un'azienda leader nel settore e una importante realtà, porta il nome di cellule in tutto il mondo. E oggi questa amministrazione e anche questo consiglio comunale sta dimostrando che cellule è vicino agli imprenditori per una crescita imprenditoriale, ma in questo caso anche sociale. Se un imprenditore riesce ad ampliare la sua azienda, riesce a dare più posti di lavoro. Questo è il nostro interesse principale, una ricadenza sociale sul territorio. E per questo, soprattutto anche in vista dei bandi del PNRR quasi in scadenza, l'imprenditore ci ha chiesto di accelerare questa situazione perché altrimenti rischiava di perdere questo finanziamento. E questo consiglio comunale, nei tempi giusti, ha portato questo punto in consiglio. Oggi ci troviamo qui ad approvare e a dire che noi siamo accanto a queste realtà. Tanto innanzitutto ringrazio l'architetto Petrella per il grande lavoro svolto e per il lavoro che svolge ogni giorno. Ringrazio l'intero consiglio per questo atto di stima verso questa delibera e preannuncio voto favorevole del nostro gruppo. Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno. Prego. Un gran numero di regolamenti, alcuni anche
Perfetto. Sindaco? Rispondo solo un attimo, questi maggiormente sono regolamenti, infatti se vedete ci sono tutti i capoaria che gli stessi giorni che avete avuto voi ce l'abbiamo avuti anche noi, anzi io addirittura ho detto pure a me alcuni, apriamo proprio una discussione se vogliamo fare delle mozioni per cambiare alcune parti dei regolamenti, siamo a disposizione. Rinviare la votazione dei punti, è vero ci sono tanti regolamenti perché stiamo regolamentando delle cose che non avevano regola. Pertanto il rinvio il nostro gruppo non lo vota, quindi votiamo questi regolamenti. Siamo a disposizione per qualunque modifica, ci possiamo andare anche ad accettare qualsiasi modifica dove la riteniamo opportuna e la votiamo insieme e lo possiamo riportare pure per la prossima volta. Visto, anzi preannuncio, che ci saranno altri due consigli comunali nei prossimi 15 giorni, rinviare 6-7 punti è veramente difficile, quindi noi li votiamo, però siamo a disposizione di qualsiasi modifica. Sì, quindi votiamo il rinvio. Devo fare comunque. Favorevoli? Al rinvio, certo, favorevoli al rinvio. Contrari? Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio. Relaziona per noi Gaetano Davino. Prego. Il nostro capoario Davino. Allora, si è ritenuto di fare un regolamento per quanto riguarda la Commissione locale del paesaggio che fino ad oggi non esisteva. Si è sempre andato avanti sulla norma e sulla legge che ci stanno in corso e cose. Quindi abbiamo avuto questa possibilità di fare questo regolamento e regolarizzare gli istruttori a valutare le pratiche che verranno per la paesaggistica. Questo è qua. Niente di più. Richiamo le norme nazionali, le norme regionali, dove noi siamo tenuti a dare il parere su ogni pratica di paesaggistica e rilasciare poi l'autorizzazione paesaggistica. In questo regolamento è stato previsto anche un quantum per gli istruttori che fino ad oggi purtroppo hanno lavorato, chi c'è passato, hanno lavorato senza essere remunerati. Ho ritenuto io personalmente come prezzo di dare quella base, 50 euro, non so se avete letto, a istruttore, perché il tempo che ci vuole per una pratica, chi è che fa fatto questo sa quanto ci vuole. E in più 50 euro per le spese dell'ufficio, cart e altre e cancellerie e più software che servono. Questo. Sì, questo non è. Grazie. Ci sono interventi? Prego. Allora, leggendo il regolamento, volevo chiedere pure un attimo delle delucidazioni. Allora, inerente, volevo sapere, innanzitutto, perché poi arriviamo pure per quanto riguarda la nomina della commissione, visto che volevo sapere, ho visto che sono pervenute solo 5 domande. E il punto successivo, però mi voglio collegare a un punto del regolamento, perciò. No, allora, sto al punto 6, a 7 scusami, però mi voglio collegare pure alla proposta di delibera del punto successivo della nomina. Ho visto che sono pervenute solo 5 domande. Al punto 7 leggo che comunque l'avviso. 5 domande e che l'avviso per quanto riguarda la commissione
è stato pubblicato sull'albo online dal 25.02 al 12.03. No, io leggo quella che... Sì, no, io sto leggendo dalla proposta di delibera. No, dico quindi... Sì, sì, no, di questo sto leggendo qui. E ho visto un numero comunque limitato di domande, ma è stato comunicato pure a tutti gli ordini professionali? No, perché lo porta al punto 7 del nostro regolamento. Sì, sì, no, sull'albo online non l'ho letto, dico però siccome al punto 7 si parla pure di trasmissione dell'avviso a tutti gli ordini, se vuoi te lo... Quindi non è stato rinviato, perché ho visto che comunque sono pochi lì. E l'altra domanda, diciamo, l'altro quesito, quindi vedendo il compenso della commissione, parla di 300 euro, quindi questi 300 euro... istruttore, poi vanno sommati ai 150. Quindi però diciamo richiesta di autorizzazione paesaggistica in caso di approvazione 400, quindi c'è da 150 si passa a 450. Dico quindi c'è per il committente. Ma sempre il committente paga. Perciò dico. Quindi diciamo per il committente c'è un aumento del triplo praticamente. No, noi non è che non siamo. Io sono stato io stesso membro della commissione, ovviamente quando c'ero io era gratuita. Ed è giusto che sia riconosciuto. Il lavoro che va fatto, che va, tu sai giusto, che però, già c'è passato, il lavoro che va fatto per una pratica, a volte succede che 3-4 volte bisogna essere presenti per valutare. Giusto che sia oltre riconosciuto questo, qualcosa. Oggi purtroppo sono cambiate le norme. In quanto la sovrintendenza richiede digitale, quindi bisogna, la commissione si deve fare la scannerizzazione, tutto quello che deve fare, deve firmare digitalmente e poi gli trasmetto io come responsabile, oppure chi è per esso, gli trasmette alla sovrintendenza. Sì, però... Quindi la gravità del lavoro è maggiorata, ecco perché è stata prevista anche questa indennità, anche per incentivare i commissari a venire, perché se no ci sono già tanti di per un PEC. Però parliamo per il committente finale, diciamo, è un aumento del triplo, da 150 si passa a 450 in caso di approvazione. In caso di approvazione, solo in caso di diniego solo 300 euro. Quindi il doppio. Anzi no, zero, perché l'altro pagava zero. 300 euro, che comunque tu istruisci la pratica, o con il parere favorevole, o con il diniego, comunque istruisci. E a rilascio dell'autorizzazione che c'è la gravità di altri 150 euro. Perché sono diritti di segreteria, questi sono diritti di... No, ho capito, però io parlo di importo finale. Vabbè, troppi cittadini. Devo pagare. I tassi pagavano tutti quanti, hanno pagato loro. Ok? Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego. Allora, diciamo per quanto riguarda il punto, mi sarei aspettato una trasmissione anche a tutti gli ordini professionali per una questione di ulteriore trasparenza. Quindi, sull'albo online. E poi comunque giusto un compenso, un riconoscimento al lavoro della comunità, però secondo me diciamo si va ad aumentare un bel po', notevolmente l'importo poi per le pratiche, per cui noi siamo favorevoli a queste diciamo a questo regolamento, però il problema è che non possiamo votarlo favorevole perché non saremo mai favorevoli a qualsiasi aumento per i committenti. Ha detto prima che avete fatto qualche proposta, se accettano la riduzione, per me non è che... No, noi l'abbiamo detto... Come responsabile ho previsto quella spesa. Poi, assolutamente. Noi non stiamo facendo obiezioni sul regolamento, però stiamo dicendo che quindi il nostro voto, noi ci asteniamo per tali motivazioni.
Grazie. Altri sindaco, dichiarazione di voto? Allora, prego. Io ringrazio il mio capo area Davino e l'ufficio tecnico per il lavoro svolto, per aver istituito questo regolamento. Rispondo un attimo al consigliere sorgente, perché giusto fare vincere il punto 7 in base anche al punto successivo, ma il punto successivo è un bando precedente a questo regolamento. Non mi puoi citare un articolo che entra, che ora ancora non è in vigore, che entra in vigore nel momento in cui lo votiamo. Oggi questo regolamento ancora non esiste, quindi non possiamo dire lo dobbiamo andare a questo e quello. Nel momento in cui si va a fare il regolamento, si vota e si approva, lì il regolamento va seguito. Quando il capo area ha fatto il bando, che anzi questa commissione abbiamo anche urgenza di costituirla, perché comunque ci sono persone che aspettano di alcune pratiche, era ferma da troppo tempo, tale regolamento non esisteva. Pertanto il punto successivo non aveva linee di regolamento da seguire. Oggi invece, per chi verrà dopo di noi, avrà un regolamento e potrà seguire tutti i punti. Voto favorevole della maggioranza. Capito, ma stiamo a votare pure il punto successivo? No, stiamo votando soltanto questo. No, pensavo che era stata accorpata. No. Votiamo il terzo punto. Per alzata di mano, favorevoli. Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari, astenuti. Quarto punto all'ordine del giorno, nomina commissione locale per il paesaggio. Dottoressa, qui dovremmo votare. Quando, da come mi ha comunicato il capo area, e sono pervenute solo 5 domande. I nomi da nominare sono 5 componenti, pertanto se lo vogliamo votare in forma palese, Presidente, per favore leggi i nomi. Leggo i nomi: ingegnere Dodde Valeriano da Cellole, architetto Marco Raffaniello da Cellole, perito edile Verrengia Antonio da Cellole, perito agrario Caggiano Rocco da Cellole e geometra Fusco Carlo da Cellole. Allora, la proposta era se vogliamo votarli in forma palese, visto che sono solo 5. Diversamente siamo già pronti per... Quindi il sindaco propone di votare in forma palese? Sì. Io condivido con il fatto che sono solo 5, però noi non potremmo riaprire per una terza volta il bando, perché se ne mancava qualche componente, allora io bisogna riaprire il bando. Ma nel momento in cui sono 5 volte, ci sono 5 domande, non
possiamo riaprire il bando per la terza volta, anche magari mancanza chi non ha partecipato. Io propongo tutto di votare in forma valese per questi cinque. Ditemi voi se siete d'accordo, lo votiamo in forma palese. Quindi li votiamo in forma palese. Allora, devo chiamarli uno per volta o li votiamo tutti insieme? Votiamo il punto tutti insieme. Allora, perfetto, quindi mettiamo al voto se siete d'accordo per la forma palese. Quindi favorevoli alla forma palese, all'unanimità. Allora, adesso leggo di nuovo la commissione e poi la votiamo. Ingegnere Dodde Valeriano, architetto Marco Rafaniello, perito edile Verreggia Antonio, perito agrario Caggiano Rocco e geometra Fusco Carlo. Favorevoli? All'unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Relaziona l'architetto Petrella. Prego, architetto, può venire anche qui. Di nuovo buonasera. Allora, questo regolamento parte da un concetto che oggi forse più che mai ci siamo resi conto della necessità di una collaborazione sia con le istituzioni sia con le persone, cioè quindi con i cittadini e ogni associazione di categoria, cioè sia associazioni sia cittadini semplici. Il regolamento cerca di dare una linea guida per quanto riguarda la gestione di servizi di piccola gestione, come può essere la cura del verde, la cura di cose pubbliche, quindi senza però dover necessariamente portare avanti il discorso di affidamenti verso servizi esterni. Quindi è effettivamente una gestione di patti di collaborazione che cercano di avvicinare i cittadini attivi al comune che li accoglie in modo significativo e con un regolamento. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Allora, noi come detto prima, alcuni regolamenti avevamo preferito discuterne magari in conferenza dei capigruppi proprio per capire le finalità. Alcune cose c'erano poco chiare, per cui non abbiamo argomenti da poter analizzare nel dettaglio, avevamo poco chiaro alcuni punti, per cui dichiaro voto di astensione. Grazie. Sindaco, prego. Io ringrazio l'architetto Petrella e l'assessore Iovino per il lavoro fatto in questo regolamento, di cui parla regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione. Già questo è una tematica bellissima, anzi mi auguro che ci saranno tantissimi cittadini attivi che vorranno collaborare con l'amministrazione per la cura e per rendere cellule ancora più belle. Voto favorevole. Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Astenuti? Ok, 4 astenuti. Non ci sono contrari. Siccome l'avevi detto nella dichiarazione, ho anticipato. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione e regolamento delle spese di rappresentanza. Relaziona per noi il capo area Pietro Sellitto. Grazie.
buonasera. Nell'ambito di un percorso di trasparenza è stato chiesto di predisporre questo regolamento per le spese di rappresentanza. Fermo restante l'obbligo di certificazione della spesa e di trasmissione delle spese di rappresentanza alla Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet delle spese di rappresentanza, non vi è una norma che prevede espressamente l'obbligo per gli enti locali di predisporre un regolamento in tal senso, però il regolamento è trasparenza. Per questo è stato predisposto proprio questo regolamento dove sono previste le varie fasi e le spese ammissibili all'interno l'intera procedura nel complesso. Questo. Se avete all'interno del regolamento c'è qualche articolo che va discusso o cambiato, la massima apertura, come espressamente dichiarato dal sindaco. Grazie, Luigi. Grazie. Presidente, posso? Interventi, certo, prego. Sì, allora, per quanto riguarda questo regolamento, leggendo un po' tra le varie spese ammissibili e quant'altro. No, volevamo chiedere principalmente la possibilità eventualmente di, visto che ci sono alcuni punti che secondo me, seppur spese che sono possibili fare, però tipo le colazioni, caffè aperitivi, cioè l'articolo 3.1, A e B, diciamo sono dei punti che potremmo anche sorvolare ed eliminare. Cioè nel senso caffè aperitivi, stiamo parlando di spese comunque. Sì, perciò dico, se toglierei questi due. La Corte dei Conti in effetti ha chiarito quali sono le spese che non possono essere configurate come spese di rappresentanza. Nel complesso la pubblicizzazione dell'immagine dell'ente, per questo va fatto un regolamento e proprio per questo va discusso nella sua interezza è approvato, perché insomma va da trasparenza a quello che è proprio l'attività dell'ente. Poi per quanto riguarda gli articoli, quindi questo è un regolamento merito, standard? Sì, l'ha preso standard. Sì, però si può spese, il Consiglio è comunque sovrano, ripeto, la Corte dei Conti ha stabilito quali sono le spese che non possono figurarsi come spese di rappresentanza, ma non c'è una vera e propria disciplina per quanto riguarda la spesa di rappresentanza di per sé. La spesa di rappresentanza è l'attività dell'amministrazione nella pubblicizzazione dell'istituzione. Quindi. Ma noi non stiamo mettendo in discussione il regolamento, stiamo mettendo in discussione questi due commi. Queste due. Se vogliamo modificare qualche punto, noi tanto è un regolamento che a noi non serve, quindi nel senso è più dell'ufficio che ci premeva di fare questo regolamento e giustamente seguendo la linea del capoaria abbiamo portato questi particolari, secondo me vanno pure cancellati, se vogliamo. Sindaco, nessuno mette in discussione il regolamento. Quello modifichiamo, però, secondo me, alcune spese. Posso dire una cosa? Modifichiamo, io toglierei proprio il punto B e modificherei la parte del punto A rimanendo solo a spese di ospitalità, che ripeto, che questo è un regolamento che serve a chi viene dopo di noi, che noi non ne abbiamo bisogno. Ma nessuno, okay? Va regolamentata, poi chi ne ha bisogno ne ha bisogno. Va regolamentata, però dico. Le spese che sono quelle là di rappresentanza, assolutamente, però quelle lì proprio, ecco, ma no perché chi le fa e chi no, però dico... È un regolamento che vedo standard e giustamente pure lui per tutelare, per mantenere tutto, ha portato questo, ora modifichiamo. Prego, dottoressa.
di generi di conforto, caffè, aperitivi, eccetera, di toglierlo. Spese di ospitalità. Intendo è evidente che se viene per finalità istituzionali bisogna dargli un alloggio a questa persona, ok? Sulla seconda parte, offerta di genere di conforto, in effetti. Dottoressa, queste modifiche vanno votate? Ok. Portarlo, modifichiamolo e poi facciamolo insieme le giuste modifiche, cioè guardiamo, intanto, ecco, i dubbi stanno su questi due punti qua, che io li toglierei proprio. È un regolamento che se ricordate, già portato l'altra volta e poi modificato, però nell'ottica della discussione, ma come, diciamo, io lo sto leggendo adesso, cioè per farvi capire, però ora che ci sono queste cose, modifichiamo spese di ospitalità, lo manteniamo genere e sotto per me potremmo pure la colazione, non le cancelliamo proprio perché non serve, il bito per me può essere cancellato, siete d'accordo? Quindi a soldi il bito cancelliamo e rimaniamo a spese di ospitalità. Ci sono altre modifiche così? Siete d'accordo? Modifichiamo. Ci sono, ci sono altre modifiche che volete apportare? Sì, che... prego. Perdonatemi, se no sembra una cosa diversa. Allora, senz'altro non ce n'è bisogno né di offrire il caffè né di pagare le colazioni, ci mancherebbe altro, non è di questo che discutiamo. Però se no sembra che qui stiamo facendo il lavoro di una commissione, no? Se ci mettiamo a togliere una parola e a sostituirla, perciò c'era la richiesta almeno per questo di rinviarlo, oppure Presidente sospendi la seduta per 30 minuti, ci si rivede in un contesto che non è ovviamente quello online e punto per punto si stabilisce articolo se si vuole modificare qualcosa o meno, altrimenti dottoressa il suo intervento, se lo sembra che qua facciamo il lavoro della commissione, facciamo il lavoro di quando si vedono i capigruppo e mettono insieme il regolamento, qui non lo possiamo rielaborare in diretta streaming perché... Allora sospendiamo il Consiglio Comunale, allora, ne parliamo punto per punto. Sospendo il Consiglio Comunale per 20 minuti. Sì, sì, si deve staccare, è chiaro. Sospendiamo il Consiglio, stacchiamo un attimo la trasmissione. Perfetto. Prima le deve leggere, poi le voti, le fai votare. Aspetta. E poi si vota. Io appena entro. Chi ci manca? Prendiamo il consiglio. Sindaco, a te la parola. Grazie anche al gruppo di opposizione. Ci siamo un attimo riuniti e proponiamo insieme, leggo un attimo le modifiche scelte a questo regolamento. Allora, la lettera A dell'articolo 3 rimaniamo solo spese di ospitalità. La lettera B la cancelliamo tutta, quindi a sua volta diventerà la C diventerà B, di cui la D diventerà C, la C la rimaniamo tutta. La D stampi di inviti, addobbi di impianti vari, quindi poi cancelliamo fino a piccoli doni in occasione di cerimonie fino al punto e virgola. La lettera E la cancelliamo tutta, la lettera F la rimaniamo, la lettera G la cancelliamo, lettera H rimaniamo. Quindi questa è la proposta che facciamo insieme di modifica di questo regolamento. Allora, votiamo le modifiche.
All'unanimità. Dottoressa, in questo caso va votata l'eseguibilità? Sì, sì, quindi è il punto adesso. Adesso votiamo l'intero punto. Ci sono interventi, tra l'altro. Quindi, solo un attimo, okay, vai. A precisare, perché io inizialmente ero contrario a questo regolamento, però giustamente gli uffici dicevano c'è un capitolo di bilancio che l'anno scorso c'era 1.000 euro, mi sembra che non l'hanno neanche usati. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che non usufruiamo di questi servizi a tutt'oggi e neanche domani, né ci siamo mai permessi di attingere neanche a un caffè che lo paghiamo di tasca nostra, qualsiasi persona è venuta. Anzi, ci tengo a sottolineare che questo sindaco non ha accettato neanche la scheda telefonica dal comune. Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31 DPR 380 del 2001, relaziona per noi il capo area Gaetano Davino. Prego. Allora, visto che il fenomeno dell'abusivismo in nostra zona è abbastanza si è ritenuto di fare un regolamento per quanto riguarda tutti gli immobili che noi acquisiamo al patrimonio abusivi, cioè tutte le parti residue e anche gli immobili che saranno poi i nostri per l'acquisizione per quanto riguarda la legge al patrimonio comunale. Ho ritenuto di queste piccole porzioni di terreno o di fabbricate che saranno acquisite, di metterla al bando, perché con noi ci comporteranno soltanto spese onerose per pulizia, per mantenimento, per manutenzione e via di seguito. Quindi metterla al bando all'asta, che ha il diritto di prelazione il vecchio proprietario oppure chi per esso verrà a partecipare. Questo è e quanto riguarda questo regolamento qua, proprio per regolarizzare gli immobili che saranno acquisiti al patrimonio. Posso? Grazie, Gaetano. Grazie, ci sono interventi? Nessuno? Passo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Votiamo allora. Per alzata di mano. Penso di sì. Grazie. Posso? Prego, sindaco. Allora, grazie al mio capo area dei lavori pubblici e l'abusivismo Davino, che mi ha predisposto questo regolamento
che va a disciplinare immobili, l'acquisizione di immobili abusivi al patrimonio. Da sottolineare che questa amministrazione è molto attenta alla tematica dell'abusivismo, tant'è vero che abbiamo per la prima volta istituito un'area che si chiama inquinamento, abusivismo e inquinamento. È altissima l'attenzione sulla tematica, siamo, il nostro team di tecnici sopra lavora ogni giorno incessantemente per portare avanti un lavoro egregio fatto anche dal commissario prefettizio in precedenza, e oggi noi stiamo cercando di renderlo ancora più maggiore agli occhi anche della procura, che porta avanti un lavoro sulla tematica. E noi proprio per questo abbiamo portato questo regolamento, per essere ancora più efficienti su tale cosa e per dare risposte ancora più concrete alla cittadinanza. Ringrazio il mio capovario, ringrazio l'ufficio tecnico e preannuncio voto favorevole. Grazie sindaco. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ottavo punto all'ordine del giorno. Approvazione, regolamento per l'assegnazione e l'uso degli alloggi nella disponibilità del Comune per l'attuazione delle politiche del sostegno abitativo. Relazione per noi, il capoarea Stanislao Verrengia. Buonasera a tutti. Questa sera ci troviamo qui ad approvare un regolamento che deve fronteggiare o deve permettere di fronteggiare una situazione abitativa per esigenze abitative di gruppi, di nuclei familiari o persone che chiaramente si trovano in disagio economico o addirittura in sfratti dovuti a azioni giudiziarie esecutive, oppure con incompetenza o chiaramente non per capacità autonome di potersi procurare un alloggio. Chiaramente questo strumento viene dato all'ufficio preposto dei servizi sociali, il quale quotidianamente ha queste richieste, queste istanze presenti per dover fronteggiare. Lo fa chiaramente con l'aiuto del servizi sociali, e lo fa dietro chiaramente richiesta di intervento che precedentemente abbiamo già definito, tipo quelli là giudiziari, gli sfratti giudiziari esecutivi. E, naturalmente questa tipologia di alloggi che dovrebbe gestire il Comune, per la verità nel regolamento ne sono stati identificati tre, quali alloggi chiaramente di proprietà del Comune, chiaramente di residenza, alloggi residenziali pubblici, chiaramente esclusi dalla legge regionale 17-18 del 97, oppure alloggi prettamente di proprietà comunali o di residenziali pubblici, che potrebbero essere quelli chiaramente comunemente parlando delle case popolari naturalmente, o di proprietà privata acquisiti dal Comune mediante atti deliberativi giuntali al momento della necessità della richiesta. Naturalmente prima di arrivare poi all'assegnazione, al riconoscimento del beneficio, l'ufficio servizi sociali si adopera veramente con gli strumenti che ci sono per cercare di non arrivare all'assegnazione dell'alloggio, mettendo in campo alcuni interventi che potrebbero essere contributi una tantum o anche continuativi a secondo di quelle che possono essere le esigenze, oppure chiaramente facendo ricorso alla legge regionale della 328 del 98, che chiaramente prevede interventi sui canoni di locazione, non soltanto quelli là normali ma anche quelli là per quanto riguarda inquilini morosi. Quindi naturalmente questo chiaramente, se noi leggiamo bene il regolamento, prevede, c'è una
piccola postilla dove prevede che l'assegnazione dell'alloggio può essere fatto anche in virtù di una sorta di progetto alla persona, per cui chiaramente la persona gli può essere dato la concessione dell'alloggio in cambio di un progetto che viene definito e fatto e concordato con la stessa persona di cui usufruisce dell'alloggio, chiaramente a vantaggio della collettività. Questo a me sembra uno strumento che era indispensabile sottoporlo all'attenzione dell'amministrazione, e credo che chiaramente possa essere uno strumento che ci possa consentire di portare e di rispondere nell'immediato anche alle persone che hanno esigenze di questo tipo. Questo era quello che vi volevo dire. Grazie. 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 Ci sono interventi? Prego. Prego, prego.
Allora, nelle copie manca questo piccolo pezzo, quindi adesso lo aggiungiamo. No, no, perché manca anche in quella del sindaco, non solo nella vostra. Quindi votiamo questa aggiunta. Non ho capito. Qual è il punto B? Cioè, che cosa c'è? Che... aggiungere un altro, posso farvi una proposta? Vogliamo aggiungere un altro punto che aggiungiamo inferiore, per esempio facciamo una griglia di percentuale, aggiungiamo per esempio di 2 punti rispetto al... Sì, stoppiamo un attimo. Allora, stoppiamo un attimo il Consiglio Comunale. Pietro? Luca, per favore... Facchi da Luca ti chiamo. Nino, vieni qua, Antonio, venite qua. Riprendiamo, sindaco, allora, la parola. Allora, dopo quest'altra breve interruzione riproponiamo tutti insieme questa modifica appunto all'articolo 11, comma A, quindi dopo dalla dichiarazione 6, virgola, inseriamo non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS, 3 punti, e al punto B aggiungiamo un altro comma, quindi aggiungiamo un'altra lettera, quindi dopo specifichiamo all'interno, quindi 100% 3 punti e poi da 99 a 90% 2 punti. Quindi, chiedo di votare questa. Da 90 a 99, 2 punti. Votiamo la modifica. Favorevoli a questa modifica? All'unanimità. Votiamo adesso il regolamento. Per alzata di mano, favorevoli? Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, perdonatemi, è stato interrotto talmente tante volte che ormai ho perso la concentrazione. Hai ragione, dichiarazione di voto. Grazie, sindaco. Prego. Allora, grazie ai consiglieri di opposizione per averci segnalato questa cosa, che in realtà era un piccolo refuso che in realtà nel regolamento originale c'era, però è giusto modificare. Ringrazio pure la consigliera Di Paolo che ci ha fatto aggiungere quest'altro punto. Consentitemi di ringraziare il nostro capo area Stanislao Erringia per il grande lavoro fatto per questo regolamento, ma un ringraziamento particolare va al mio assessore alle politiche sociali Antonietta Marchigiani, che è vero che oggi andiamo a fare un regolamento,
andiamo a regolamentare degli alloggi abitativi conquistati con fondi ministeriali dall'assessore Marchegiani. E oggi abbiamo un'opportunità in più di dare a delle persone che purtroppo sfortunate di dare questa piccola possibilità. Quindi Cellule da oggi ha 4 alloggi abitativi con dei fondi ministeriali ricevuti e che metteremo a disposizione della cittadinanza, e giustamente andavano regolamentati, che a breve sicuramente apriremo anche se sono in fase di allestimento, da qui a breve saranno della collettività. Quindi grazie Assessore, a nome di tutti preannuncio voto favorevole. Votiamo per alzata di mano. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Nono punto all'ordine del giorno. Approvazione regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente. Relaziona per noi l'assessore Ponticelli. Prego, assessore. Allora, buonasera. Regolamento dei trasporti. Allora, io ritengo questo regolamento importantissimo per migliorare i servizi turistici e la mobilità del nostro territorio, e mi ha sorpreso molto non trovarlo tra i regolamenti approvati del nostro comune, in quanto conosciamo tutti bene le difficoltà per raggiungere la stazione, che è decentrata rispetto al nostro centro paese, o per raggiungere la nostra località turistica. Conosciamo le difficoltà dei nostri turisti a spostarsi sul territorio. Ed è proprio per questo che fin dal primo giorno del nostro insediamento mi sono occupato del miglioramento dei trasporti e siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Campania nuove corse sulla tratta Cellule-Baidomizia Stazione. Voi sapete che prima l'ultimo pullman passava alle ore 17, da quest'anno fino alle ore 21. Abbiamo istituito ad agosto dello scorso anno la prima navetta di Baia Felice, mai nella storia di questo comune un pullman è entrato a Baia Felice. L'abbiamo fatto noi facendo una navetta Baia Felice stazione Cellule. Abbiamo inserito il nostro comune nella tratta del mare. La tratta del mare è una corsa che unisce il nostro territorio ai comuni di Gaeta e Sperlonga. Abbiamo istituito il primo trenino turistico che dava la possibilità ai giovani non solo di fare una passeggiata turistica del territorio, ma anche di spostarsi da Cellule a Baia e viceversa, permettendo ai turisti di passeggiare nel centro cittadino. Abbiamo installato le pensiline anche nella località turistica. Abbiamo migliorato il servizio di trasporto scolastico, istituendo una nuova tratta che univa Cascano, Sessa, Cellule, l'Istituto Alberghiero del Mare. Ed è proprio per questo che ritengo questo regolamento molto molto importante, perché ci darà la possibilità a breve di istituire i bandi per l'NCC e dare la possibilità ai nostri turisti di poter utilizzare anche mezzi alternativi per potersi spostare senza essere poi costretti ad orari o percorsi prestabiliti. Quindi resto in attesa per eventuali chiarimenti. Grazie Assessore. Interventi? Prego. Allora, condividiamo appieno il regolamento perché credo che oggi avere dei servizi del genere sul territorio comunque sia sinonimo di sviluppo ed offrire un ulteriore servizio ai turisti pure che arrivano, anche solo per il collegamento da stazione alla località turistica, località turistica Cellule Centro e via dicendo. Solo un inciso, noi risultava, ci sta già come può anche testimoniare il capo area Sellitto, ci stavamo già lavorando a suo tempo, poi purtroppo ci fermiamo. Però mi ricordo che stavamo lavorando inizialmente sulla modifica di un regolamento che era esistente, che a noi ci fu segnalato, un regolamento per quanto riguarda la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che noi lo volevamo ampliare, migliorare, perché ovviamente era datato, c'erano delle normative. Quindi diciamo questo qui che si va ad approvare oggi va ad integrare quello, lo sostituisce completamente? Ok. Prego. Allora, questo regolamento lo va a sostituire e regolarizza l'NCC e il servizio taxi.
Sì, quello lì esistente era un regolamento, diciamo, più ampio. Franco, consigliere di Sorgente, io purtroppo agli atti non ho trovato nulla, quindi l'abbiamo fatto ex nuovo questo regolamento. Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Vabbè, noi diciamo dal regolamento, come detto prima, condividiamo sia il, diciamo, l'istituzione, o meglio, l'approvazione di questo nuovo regolamento, e sia come è stato impostato, perché oltretutto, ripeto, come ho detto prima, è un servizio che va a migliorare il territorio. Per cui preannuncio voto favorevole. Grazie. Sindaco, prego. Io giusto ringraziare gli uffici che hanno lavorato a questo regolamento, coordinati dall'assessore Ponticelli, assessore ai trasporti e al turismo, che ha fatto un ottimo lavoro e che ci sta lavorando da mesi, che il nostro paese era privo anche di questo regolamento, ed oggi istituiamo questa nuova opportunità per la nostra località e per cercare di istituire nuovi servizi per collegare la nostra baia, Venezia per Felice, ai tanti punti strategici, anche come ha detto l'assessore alla stazione. Ed è importante anche ricordare il grande lavoro fatto in questo anno e mezzo nelle minime possibilità che avevamo. Ma ha detto l'assessore, per la prima volta un pullman è entrata a Baia Felice. Sembra un evento, ma dovrebbe essere la normalità. Però finalmente cominciamo a guardare avanti e da oggi riusciamo a portare, proveremo a portare, ad ampliare i servizi già esistenti per esserci, essere e riportare la nostra località turistica come era una volta. Voto favorevole e grazie all'assessore. Grazie sindaco. Passiamo al voto per alzata di mano. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo nell'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Decimo punto all'ordine del giorno. Approvazione schema convenzione per la gestione associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 per i progetti di rigenerazione urbana di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2022 tra i comuni di Teverola e di Cellule. Relaziona per noi il segretario comunale, la dottoressa Giuliano. Prego, dottoressa. Allora, per partecipare a questo bando, che è di prossima scadenza, il 30 aprile, c'era bisogno di avere una popolazione comunque di almeno 15.000 abitanti. E siccome il comune di Cellule sfiora gli 8.000 abitanti, abbiamo dovuto, lo prevede la circolare del Ministero, fare una convenzione ai sensi dell'articolo 30 con il comune, in questo caso con il comune di Teverola. Abbiamo quindi superato la soglia dei 15.000 abitanti, la stessa circolare ci imponeva una convenzione ai sensi del 30 da portare in consiglio comunale. Questo finanziamento ovviamente andrà alla rigenerazione urbana con delle percentuali che prevedono il 55% Teverola e il 45% Cellule, quindi è stato anche un buon risultato per Cellule, perché andando a guardare la popolazione effettivamente poteva essere anche inferiore la percentuale. Tutto il coordinamento e tutto di tutto della rendicontazione si occuperà, in collaborazione con il nostro ufficio tecnico, si occuperà il comune di Teverola. Insomma, queste sono le cose fondamentali. Poi se ci sono altre richieste, ditemi. Grazie, dottoressa. Interventi? Dichiarazione di voto? Prego. Allora, noi ovviamente avevamo letto il punto all'ordine del giorno, abbiamo visto lo schema di convenzione, però c'erano sorte delle perplessità, nel senso come mai Teverola e non magari un comune del litorale Domizio, un comune limitrofo comunque dalle nostre parti, in modo tale che poter questa attività di rigenerazione urbana magari o attività di collaborazione con comuni limitrofi.
però come abbiamo potuto vedere non saremo certo noi ad ostacolare finanziamenti in entrata per il nostro comune, per cui preannunciamo un voto favorevole. Grazie, Sindaco. Prego. Grazie, Presidente. Allora, andiamo a votare questa convenzione con Teverola per questo progetto di rigenerazione urbana, sperando che il nostro comune otterrà questo finanziamento, il quale poi col vice sindaco Iovino stiamo pensando e elaborando, cercare di andare a recuperare aree che sono abbandonate da anni. Comune di Teverola, perché come ben sai con questi finanziamenti del PNRR molte volte dei comuni li trovi già occupati, c'è sempre una breve scadenza, siamo riusciti ad ottenere altri comuni limitrofi, erano già impegnati con altri partenariati, siamo riusciti ad ottenere questo partenariato col comune di Teverola, che è un comune di 15.000 abitanti, e come ha ben detto la dottoressa siamo riusciti, anzi ringrazio l'amministrazione di Teverola che ci ha permesso comunque di ottenere questa buona percentuale di 55-45 e ci dà questa possibilità, quindi questa delibera, loro hanno deliberato ieri dal loro comune, dal loro consiglio comunale, questa delibera ci dà la possibilità di partecipare a questo bando sperando che la nostra cellula l'ottenga. E poi è vero che noi abbiamo ottenuto finanziamenti anche nei giorni scorsi con comuni del Beneventano, quindi l'importante oggi, la priorità è cellule, al di là dei confini che ci sono nei comuni vicini, però molto spesso li troviamo occupati, quindi la priorità è partecipare. Infatti, come avete visto pure con altri progetti, abbiamo ottenuto finanziamenti con comuni che non stanno proprio qui vicino. Quindi oggi la proposta di consiglio è andare a votare con Teverola, sperando che otteniamo questo finanziamento, che andremo a recuperare importanti zone del paese. Ringrazio il mio vice sindaco Iovino per il grande lavoro che ha svolto su questo progetto, perché comunque sia riuscire a trovare comuni così importanti, così più grandi, e farli convenzionare con noi, Teverola penso poteva partecipare anche quasi da solo. Comunque sia, preannuncio voto favorevole con la speranza che questo finanziamento verrà ottenuto da Cellula. Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo al voto per alzata di mano. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Non ci sono altri punti da discutere. Dichiaro sciolta la seduta. Buona serata a tutti. Felici.